cambiamenti climatici. Io sono Stefania De Francesco dell'ANSA, mi occupo di ambiente e accanto a me c'è il professor Carraro, che è stato rettore dell'Università Ca' Foscari di Venezia ed è un economista. Poi c'è uno scienziato che è Antonio Navarra e che è presidente del Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici. E poi c'è James Painter, che è dell'Istituto Reuters per lo studio del giornalismo. Allora, io non so se... Intanto vorrei dire questo, che durante questo incontro è possibile intervenire, non solo alla fine, ma anche durante. Quindi se qualcuno avesse qualche curiosità, qualche domanda, volesse intervenire, potete farlo senza aspettare la fine. I cambiamenti climatici, ovviamente, io immagino che se siete qui forse sapete che cosa sono, però è anche possibile che ci sia qualcuno che non ha ben chiaro che cosa siano e ovviamente non ha a che fare con il meteo. I cambiamenti climatici sono una cosa molto complessa che ha a che fare con la scienza, anzi più scienze, perché parliamo dall'astronomia alla fisica alla chimica, ci sono tante scienze che intervengono nello studio e nella spiegazione dei cambiamenti climatici. E quindi ci sono scienziati che studiano e cercano di dare delle risposte, delle indicazioni su quello che bisogna fare, perché i cambiamenti climatici interessano tutti noi. Oggi, perché gli scienziati dicono che da 150 anni a questa parte in particolare è colpa dell'uomo se ci sono questi cambiamenti climatici che portano delle variazioni sia nelle temperature, sia nel livello degli oceani e possono avere in futuro delle conseguenze che possono essere sulla nostra salute, sull'agricoltura, sull'economia ovviamente e coinvolgono la politica. Dunque è un discorso ampio, trasversale, che però purtroppo in Italia non riesce a, come posso dire, ad incidere particolarmente, perché a differenza per esempio dei paesi anglosassoni dove c'è maggiore sensibilità su questi problemi, in Italia in particolare i grandi giornali, diciamo, non sono particolarmente attenti, forse siamo un po' più provinciali, forse c'è necessità di trovare un modo nuovo di coinvolgere la gente e far capire appunto quali sono i problemi che comportano i cambiamenti climatici. Ovviamente, diciamo, proprio perché gli scienziati dicono che è colpa dell'uomo prevalentemente a causare questi cambiamenti climatici, la politica deve intervenire perché diciamo che l'elemento principale della responsabilità di tutti noi è quello delle emissioni di gas serra. Dico noi perché per esempio lo facciamo guidando le automobili e quindi inquinando. Il problema è prevalentemente quello delle emissioni di gas serra, in particolare CO2 e metano. Allora, occorre un nuovo comportamento da parte di tutti noi per fermare questi cambiamenti climatici che portano quello che noi giornalisti chiamiamo la febbre del pianeta, cioè questo riscaldamento globale che via via potrà comportare in futuro, se non arrestiamo questo riscaldamento, delle conseguenze che sono difficili poi da gestire, senza voler essere catastrofisti, però insomma diciamo che ci sono dei comportamenti che vanno migliorati. E allora vediamo insomma di capire come si può comunicare per coinvolgere il pubblico, il grande pubblico su questi problemi, che ripeto sono anche di ordine economico. Cominciamo dal professor Carraro. Grazie intanto per l'invito, l'introduzione e queste prime note sui cambiamenti climatici. Quello che uno nota guardando l'attuale comunicazione italiana, soprattutto perché
concentriamoci per il momento sull'Italia, sul tema cambiamento climatico, è che prevale l'effetto catastrofico, appunto. Se ne parla quando succede qualcosa di particolarmente grave, importante, da qualche parte del mondo. Ed effettivamente non siamo gli unici ad avere questo tipo di comportamento. Anche l'opinione pubblica americana ha cambiato in modo drastico atteggiamento nei confronti dei cambiamenti climatici. Anche la politica americana ha cambiato atteggiamento a seguito dell'uragano Sandy che ha colpito, molto meno con Katrina che aveva colpito New Orleans. Quando è arrivato Sandy che ha colpito il New Jersey e lo stato di New York, la città di New York, la reazione è stata molto forte, e la percezione del tema cambiamento climatico, perché hanno cominciato a correlare, a collegare eventi estremi così frequenti con i cambiamenti climatici in corso, è stata particolarmente importante, e molti hanno cominciato, da scettici che erano, a dire no, il problema esiste. Quindi sicuramente i grandi eventi naturali che impattano sulle nostre città, sui nostri sistemi sociali, hanno un ruolo decisivo, almeno hanno avuto un ruolo decisivo fino ad oggi nell'impattare sui cambiamenti climatici. Rimane un tema molto complicato da comunicare, perché al di là di questi grandi eventi, che per fortuna non sono così frequenti, e purtroppo lo diventeranno sempre di più, ma di cui si parla in modo abbastanza comunque selettivo. Voglio dire, se arriva il grande evento che colpisce la città di New York, ne parlano tutti, ci sono le televisioni e così via. Arriva la mega siccità quest'anno che ha colpito il Brasile, beh, ne hanno parlato un po' pochi. Nello stesso modo in cui la grande siccità che dal 2011 ad oggi influenza l'Iraq, distruggendo completamente la produzione agricola di quel paese e spiegando quindi in grande parte quel fenomeno di urbanizzazione e di bassi salari su cui ha fatto leva poi l'ISIS per reclutare molti dei loro militanti, beh, tutto questo non viene raccontato. Eppure potenzialmente avrebbe grande interesse, perché la relazione che c'è tra questo tipo di eventi catastrofici e tante cose di cui parliamo molto, prendi appunto il terrorismo dell'ISIS, beh, esiste, è forte e varrebbe la pena capirla un pochino. E invece non si fa. Quindi è difficile da raccontare, perché appunto i grandi eventi sono selezionati e solo alcuni colpiscono l'immaginazione o l'interesse dei media, altri no. E poi la storia non si limita ai grandi eventi naturali, al tifone nelle Filippine, piuttosto che appunto all'uragano che colpisce New York. C'è un continuo evolversi della situazione che è più preoccupante che non il grande evento. Purtroppo è un evolversi lento, non riusciamo a percepirlo sulla scala dei nostri interessi comunicativi, interessi giornalistici, e il giornalista stesso fa fatica a raccontare un fenomeno che si muove con questa lentezza e che certamente impatta noi tutti i giorni per queste cose che ho raccontato, ma i cui veri impatti li vedremo fra 20, 30, 40 anni. Allora uno dice, ma insomma ho tante, mille altre cose, mille altri problemi da affrontare giorno per giorno, perché devo preoccuparmi di una cosa che succederà in modo grave tra 30 o 40 anni? La risposta è perché se non lo faccio adesso, tra 30 o 40 anni è meglio che lasci perdere, perché sarà comunque troppo tardi. Quindi l'attenzione per generare pressione nei governi che a loro volta dovranno prendere decisioni cruciali adesso, quest'anno, il 2015, è l'anno decisivo per avviare misure concrete di controllo delle emissioni di gas serra. Dico il 2015 perché ci sono tre grandi eventi. Il primo ad Addis Abeba a luglio del 2015, chissà se qualcuno sa che c'è una grande UN conference sul finanziare lo sviluppo sostenibile che definirà quali risorse vogliamo destinare a questo tipo di impresa. Poi abbiamo una a New York a settembre che ci dirà quali obiettivi dobbiamo conseguire, e infine quella di Parigi di dicembre che definirà l'accordo tra i paesi, quali paesi ci stanno e quali non ci stanno. Allora, tre tappe fondamentali che per una qualche coincidenza avvengono nel 2015 e sulle quali bisognerebbe portare molto i fuochi riflettori dell'attenzione dei media. Si fa fatica appunto per questa distanza delle conseguenze, per questo processo lento che caratterizza il fenomeno.
mi chiede una soluzione. La soluzione non è facile, perché il tentativi di raccontare, forse il più noto recente, la trasmissione di Luca Mercalli su Rai 3, che, di cui 8 puntate, hanno provato a divulgare in modo sufficientemente semplice e coinvolgente il tema dei cambiamenti climatici. Io ho l'impressione che non sia sufficiente, cioè che i metodi tradizionali facciano molta fatica a funzionare, quindi la comunicazione via carta stampata, via televisione, faccia molta fatica a funzionare, che forse bisognerebbe inventare qualcosa di diverso, qualcosa che permetta di toccare con mano anche appunto l'effetto strisciante, non soltanto l'effetto immediato, l'effetto estemporaneo, quello che notiamo di più. In Germania funziona benino una cosa che si chiama Climate Game, che usano le scuole e che, attraverso la quale i ragazzi imparano a usare un gioco per computer e per telefono, col quale ricostruiscono gli effetti dei cambiamenti climatici sulla base di ipotesi che sono quelle di un gioco, appunto quelle tipiche che, a cui loro sono abituati quando appunto giocano col computer o col telefono, ma che è centrato sul tema cambiamento climatico. Beh, questo aiuta molto di più a capire in che modo sta cambiando questo pianeta e quello che succederà fra 20, 30, 40 anni, quando effettivamente le cose cambieranno in modo sostanziale. È una piccola idea, se ne possono magari inventare le altre, magari nel corso di questa ora e mezza qualcos'altro potremmo menzionare tra le possibili idee su cui lavorare, ma certamente questo è quello che secondo me è il grosso problema nel comunicare il tema del cambiamento climatico. Ovviamente prima ho parlato appunto degli scienziati che studiano e cercano soluzioni, suggeriscono soluzioni, e l'IPCC, che è diciamo questo gruppo intergovernativo dell'ONU che appunto studia i cambiamenti climatici, ha stilato insomma dei rapporti via via con le varie indicazioni, soltanto che questi rapporti sono ovviamente destinati ai governi, sono difficili da capire un po' per tutti, per gli stessi governi, che evidentemente per gli stessi politici che hanno delle persone che decodificano un po' questi messaggi. Se posso permettermi, sì, visto che l'IPCC... Sì, perché adesso devo parlare... Voleva dare la parola, ma in realtà sì, me la prendo un attimo, sì, perché l'IPCC l'ho seguita di più io. Sì. Quest'anno abbiamo fatto un enorme sforzo. Perché vicepresidente, ovviamente. Abbiamo fatto un enorme sforzo, abbiamo fatto i video, abbiamo fatto i disegni animati, abbiamo fatto le slide, abbiamo fatto delle cose che anche un deficiente capirebbe, eppure, come dice, peraltro sono anche appunto molto molto carini, fatti bene. Noi stessi, voglio dire, dell'ANSA abbiamo pubblicato quelli che ha fatto che avete fatto voi, no, del Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici, perché sono divulgativi e danno l'idea di quello che è successo, quello che sta che può succedere in modo abbastanza semplice. Quindi io ho pensato di appunto caricarli sul nostro canale Ambiente per far capire, proprio perché è difficile, cioè sono i messaggi alla fine magari sono semplici, però tutta questa mole di lavoro, questi studi scientifici, tante pagine, contributi scientifici, poi alla fine, ripeto, fatti per i politici e per i governi, però poi devono essere compresi, come dire, anche capiti dalla gente, in modo che ci sia un coinvolgimento totale. Come si può fare? Questo è certamente vero. Come dire, dico subito una cosa, io sono responsabile. Nel senso, dico subito una cosa, io sono responsabile, perché io faccio parte di quel gruppo di scienziati che ha cominciato tutta questa baraonda. Se non fosse perché noi a un certo punto, ho fatto il mio piccolo pezzettino, non abbiamo cominciato a considerare un certo tipo di problemi, questo tipo di preoccupazione sull'intervento umano, sulle condizioni climatiche del nostro pianeta non sarebbe partito. Quindi ci sentiamo responsabili, colpa nostra. Tutte le conferenze, tutto è partito da qualcuno che aveva detto ma proviamo a vedere che succede se... Ora, questo è un classico esempio, diciamo, di, come si dice, di
ingenuità scientifica, chiamiamola così, che però a questo punto è diventato un problema geopolitico enorme, intrecciandosi con una società ormai globalizzata, tutta connessa, che quindi connette tutto e che quindi si attacca profondamente ai meccanismi di funzionamento del nostro pianeta. Quindi il problema è complicato, non ci sono parole, cioè dire che è complesso è roba da ridere. È complicato solo il problema, come dire, climatico, quando lo attacchiamo a tutto il resto, occhio e croce diventerebbe intrattabile, diventerebbe uno di quei problemi che uno dice: io questo non lo faccio, lo faccio fare a qualcun altro. Quindi quando andiamo poi a intrecciarci, mettiamolo così, è già difficile comunicare questi risultati quando uno li ha alla propria comunità scientifica, mica tutti capiscono quando uno scrive. Quindi l'idea di poi trasferire e far capire questi processi al di fuori, diciamo, di chi ha avuto un training specifico è ancora più complicato, particolarmente quando, come dire, le novità scarseggiano. Io ricevo un sacco di telefonate dai miei amici giornalisti, tipicamente quando piove 3 giorni di seguito. Mi chiamano, vogliono sapere che sta succedendo. E io in genere gli dico: domani smette. Perché in genere fa così. Perché il problema è che noi stiamo muovendo, diciamo, non con degli eventi singoli, ma con la frequenza e la distribuzione di eventi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la normale fa parte della normalità. Il comportamento normale del sistema climatico prevede delle cose molto strane. Quindi il fatto che ogni tanto succedono delle cose molto strane è normale. Questa cosa già è difficile, diciamo, è ancora più difficile trasformarla in una notizia. L'altra cosa che scarseggiano molto quando parlo con i media è che: dov'è la notizia? Vedo lo sguardo disperato negli occhi del mio interlocutore, perché l'evoluzione è lenta, sia nella formazione del sapere, sia nei processi stessi. Quindi una delle difficoltà è che da un lato c'è una tensione a cercare la notizia a tutti i costi, io capisco, perché il pane si fa tutti i giorni, io domani devo uscire col pezzo tra 1 ora e 15 minuti e qui non è successo niente e mi hanno detto di fare questo, come faccio? E dall'altra parte è anche vero che ci sono delle cose che non possono essere semplificate più di tanto, senza gettare via il bambino col bagno, come si dice. Lo posso semplificare, però diventa un altro problema, a questo punto stiamo parlando di un'altra cosa. Quindi la vera, diciamo, difficoltà che io vedo è come riuscire a spiegare un problema irriducibile, diciamo, che non può essere semplificato più di tanto senza snaturare il problema stesso dei suoi contenuti profondi. E questo è un problema, se vogliamo, di divulgazione, ma anche di attenzione dei media, che tutto sommato richiederebbe un'attenzione non episodica. A me piacerebbe tanto che mi chiamassero non quando piove 3 giorni di seguito, ma anche in maniera da creare una relazione continua che può permettere poi un trasferimento di quelle che sono i modi di procedere, anche se volete la cultura di questa particolare sottocultura che produce i rapporti IPCC, per esempio, che ha le sue regole, le sue norme etiche, il suo modo di funzionare. Insomma, la comunità scientifica ha tutto un set, diciamo, di modi con cui funziona e si rapporta. L'altra questione che mi sento, poi smetto perché non voglio, è che questa preoccupazione sulla comunicazione, queste cose difficili, mi sembra un problema spesso molto interno alla nostra comunità. Mi sembra una preoccupazione più della comunità scientifica che di quelli che stanno, come dire, del pubblico, che spesso capisce problemi connessi alla probabilità benissimo. Tutti hanno un'assicurazione. Perché fanno le assicurazioni? Perché è obbligatoria? No, perché capisce che ci sono cose che possono accadere e possono costare molto. Quindi a me sembra che spesso noi sottovalutiamo la capacità, diciamo, di comprendere del pubblico al quale ci riferiamo, che secondo me è pronto anche a capire concetti complicati se uno glieli mette nel contesto giusto e nel modo in cui possono essere afferrati senza avere tutto un training specifico e senza imparare il gergo che normalmente si usa per fare più in fretta a discutere. Sì, prego. Così vediamo, sì, una cosa, sì, proprio vivace. Anche voi intervenite, fate domande, perché sono qui noiosoni dal podio.
forse servirebbe un cambio di prospettiva. Cioè, secondo voi il cambiamento climatico è un problema ambientale? Risposta? Nessuno risponde. Nessuno risponde. Saprete? Che cos'è? Non riguarda solo un problema ambientale, però di fattori economici e geopolitici, perché quando si parla appunto di effetto serra, qui parliamo di inquinamento e quindi di chi produce gas metano e CO2, che sono comunque dei fattori su quali poggiano le economie di diversi paesi, quindi non è facile portare magari un cambiamento, una coscienza a chi comunque è dietro degli interessi. Ma questo per quanto riguarda le cause, ma anche per quanto riguarda gli impatti, è un problema solo di cambiamento di temperatura, di precipitazioni, cioè alla fine sono questi i veri problemi, oppure il vero problema è che è in gioco lo sviluppo economico anche nel breve periodo di grandi parti del pianeta? Perché se questo fosse la prospettiva, allora forse ce ne preoccuperemmo un po' di più. Ci sono delle regioni africane che non fra 50 anni, fra 10 anni avranno degli enormi problemi nel campo delle risorse idriche, nel campo della produzione agricola ovviamente, collegate anche nel campo dell'accesso a energia, cioè non ne avranno abbastanza se le cose rimangono così come sono. Allora, che succede se grosse parti del pianeta, stiamo parlando dell'Africa subsahariana, pure dell'est asiatico, il Bangladesh che progressivamente verrà inondato perché è un livello molto, molto basso, come fanno? Che reagiscono? Cioè, no, sicuramente non stanno fermi, prendono delle barche e vengono dalle nostre parti, probabile che succeda una cosa del genere. Oppure la difficoltà economica in un mondo fortemente interconnesso in quelle aree del mondo si ripercuoterà anche sui mercati occidentali, avremo probabilmente più difficoltà a vendere in quelle zone del mondo, il loro sviluppo impatterà su di noi. Cioè, faccio solo alcuni esempi, ma in un mondo così interconnesso forse bisognerebbe smettere di pensare al cambiamento climatico anche in termini di conseguenze come una cosa che ha a che fare con la meteo, con le piogge, le nevi o quant'altro. Ha a che fare con lo sviluppo economico. Se non interveniamo è il benessere di tutti che viene messo in gioco. Ovviamente più chi vive nelle regioni più vulnerabili, meno chi vive nelle regioni più ricche e quindi più protette, più in grado di adattarsi. Però bene o male tutti saremo impattati nelle nostre condizioni di vita basilare. Ora, forse cominciando a raccontarlo così qualcosina si smuoverebbe, perché non è diverso dal problema di disoccupazione, voglio dire, è solo un po' più in là, ma non è diverso. Ecco, parola a James Painter, che dice? I should never have agreed to sit on the same panel as two loquacious Italians. I can see my big mistake already. But I will just comment very briefly on three points which I think are immensely important that both Carlos and Antonio have made. Just by way of background, we have done a lot of studies at the Reuters Institute at Oxford about two things. One is how the media coverage climate change, but also what is effective climate change? What does that mean? Just on the story of what is the climate change story, I think very briefly and very simply, the problem is it has been cast in the past too much as an environment story. And we need, from a journalistic and media point of view, to take it out of its environment ghetto and talk about it as a business story, as a health story, as a migration story, to stop thinking it and giving it just to environment reporters. I think it's really important to get economic correspondents, business correspondents, particularly to see it as a story of development and what is business going to do in response to the climate change. The second thing is, why is it so difficult? I think both Antonio and Carlos have mentioned this, but there are ways around it. Again, in very simple terms, journalists primarily are driven by what we call in the academic world personalization. They like personal stories. They like drama, they like conflict, and they like novelty. And I'm afraid that climate change very often does not tick any of those boxes for the reason that Antonio and Carlos has mentioned. It's very distant, it's not happening to me, even though it might be. It's very difficult to make it relevant to people's ordinary lives. However, there are some very good examples from the United States and elsewhere where they're really thinking
in terms of the journalistic approach to climate change, to making it much more relevant. And the third point, very briefly, is I do think what Antonio has suggested about risk is an interesting way to at least explore. We've done a lot of studies, and the problem is that the main way that the media, what we call frame or depict the story, is very much doom and gloom. You know, it's disaster, it's catastrophe, it's all a very negative sort of story. And if you look at the science communication and psychology area, that's not good for long-term personal engagement with a story. It's very good for attracting attention, but it's not good for emotional involvement and behavior change. All the evidence suggests that fear, guilt, catastrophe, doom, gloom are not good ways of engaging people with a particular story, if that is your aim. You need positive stories of people changing their lives and doing something about it. And finally, the other main frame, that as Antonio, I think, suggested, there's an awful lot of uncertainty about climate change. We don't know what exactly the impact's going to be, where they're going to be, within what range they're going to be, when is sea level rise going to be a real problem. And I think, again, there's lots of studies showing this, that uncertainty is a very common way of journalists reporting about climate change. And again, people get very confused about scientists saying they're uncertain. They expect scientists to know things. They want scientists to know things. So you really do have to explain why scientists know some things with a lot of certainty, or at least a reasonable degree of certainty, and why they don't. And again, maybe we can talk about this later, but we've done a lot of research on whether for certain policymakers and other communities, that the, if you frame it as risk, i.e. taking decisions in a context of uncertainty, where we take out insurance, we have operations in the context of uncertainty about knowing whether they're going to work, it may be that in some circumstances, for some sectors, for some people, framing it as risk rather than doom or gloom and framing it as opportunity may be much more helpful in getting personal engagement than the way that the media constantly do frame it. I'll stop there, but I'm sure we'll come back. Sure, of course. Does it work? Okay. See, I wanted, so from what you just said, so about uncertainty, it is true. I mean, uncertainty in the scientific community is perceived in a certain way, but in the public it's different. Scientists may say they are uncertain about the details, but they know how the thermodynamics, for example, works. So I think we should focus on the big part of knowledge the robust knowledge that that the scientific community has, and so report about that also. Yeah, I'm sure you want to go. Can I just say one? I'll respond very briefly, and then I'm sure my colleagues will want. I really don't want to promote a book, but we I can't understand why you can still buy copies of this book, but you can. We did a big study on uncertainty, and I think you're right that it's really an issue for how scientists communicate effectively about uncertainty. Of course, all scientists are very different how they communicate, but we've worked a lot with scientists about effective communication, and sometimes they're more interested, because that's their research area, in what they don't know, and they forget to say what they really do know with a great deal of uncertainty. With a great deal of certainty. So I think in terms of messaging, and I'm sure Antonio will have a view on this, if we say, yes, we are pretty damn certain that more than half of the global warming has happened and we're to blame, we know it's going to bring nasty impacts, but we can do a lot about it, and get those simple messages out there, and they say, well, we're not quite so sure about other things, but we're really sure of the big picture, I think, you know, there's been a lot of audience examination, and people respond well to that. But if you go in there saying, well, we're not really sure, is sea level rise going to be 19 centimetres, 90 centimetres? You know, we've got some great videos of people saying, well, you don't really know then, do you? So why should we take action? So I think there's a real issue about how you communicate uncertainty. Yeah. Well, this is, of course, at the heart of the problem, because... Mi si parla inglese, scusate. Sorry.
No, dicevo esattamente il problema questo, perché al centro del discorso scientifico è che quello che sappiamo è noioso, non ne parliamo, quello che noi non sappiamo è interessante, quello che noi non sappiamo di non sapere è ancora più interessante, okay? Quindi questo è come funziona. Per cui è chiaro che è esattamente l'opposto di quello come invece uno dovrebbe comportarsi, diciamo, con quelli che stanno fuori. Però c'è anche da dire una cosa, che le parole purtroppo hanno un loro potere e queste parole sono sfortunate, in particolare la parola uncertainty, perché viene usata in un modo molto diverso, perché in realtà quello che succede è che noi tendiamo, quello che noi cerchiamo di fare è di essere certi sulla distribuzione di probabilità, che ha una certa larghezza, il che vuol dire che sugli eventi in particolare c'è un'incertezza, ma non vuol dire che io non so le cose. Allora questo passaggio è delicato e questo credo sia una delle questioni che è difficile far transitare ed è anche uno degli obiettivi realistici. Noi non saremo mai in grado di dire che alle 4 del pomeriggio del 2070 a Perugia la temperatura sarà di 7,8 gradi. Non succederà così. Le affermazioni che noi facciamo riguardano tutte l'eventuale statistica, ovvero la distribuzione di probabilità di eventi e il suo cambiamento. Quindi abbiamo due problemi. Uno, dobbiamo stabilire qual è la distribuzione di probabilità oggi e poi dobbiamo andare a verificare quale sarà il cambiamento e essere ragionalmente certi del cambiamento. Quindi le questioni, diciamo, sono queste che rendono il problema interessante, naturalmente. Sì, però Antonio, non è questo che si comunica. Anche tutta la linea di comunicazione dell'IPCC è basata sui messaggi principali e certi. La parte di incertezza sta nel rapporto di 2000 pagine a volume. La parte con qualche lievissimo accenno a possibili range di impatti sta nel Summary for Policymakers, ma tutta la parte di comunicazione è centrata sul messaggio principale, che è certo. E credo che questo sia il modo giusto di comunicare. Non comincerei nemmeno ad avviare una comunicazione basata sulle distribuzioni di probabilità, perché è una partita persa. Già si fa fatica con quello che tentiamo di comunicare adesso. Se cominciamo ad andare con quel tipo di approccio, non ti segue nessuno. Quindi io sono convinto che sia corretta l'impostazione che ha adottato l'IPCC quest'anno e che sia corretto anche il modo di farlo, semplificando il messaggio, quindi non trasmettendo tutta la ricchezza del dibattito scientifico che ci sta dietro, ma in modo rozzo andare a quella che è l'essenza del messaggio da veicolare. Secondo me è stato molto più efficace quello di quest'anno rispetto al passato e bisognerebbe forse insistere in questa direzione, casomai cambiando la prospettiva, cioè portando via il tema dai tavoli degli scienziati e da quello degli ambientalisti e portandolo invece, come veniva detto prima, sul tavolo di chi fa business, sul tavolo di chi prende decisioni di politica, sul tavolo di chi fa i piani industriali. Dovrebbero essere smettere i ministeri degli ambienti e i ministri dell'ambiente di occuparsene, non è una questione loro. È una questione del ministro del tesoro, del ministro dello sviluppo economico, sono loro che dovrebbero occuparsi del problema del cambiamento climatico e credo che avrebbero tutte le capacità, oltre che gli strumenti, per intervenire. E qui c'è qualche buon esempio. In Francia, ad esempio, il ministro dello sviluppo economico da qualche tempo a questa parte, devo dire che è stato Sarkozy, uno di destra e non Hollande, uno di sinistra, si chiama ministro dello sviluppo sostenibile. Già questo è un bel messaggio. In Inghilterra, già ai tempi di Blair, hanno creato un Office of Climate Change che è trasversale, sta sopra i ministeri, perché il tema del cambiamento climatico non può essere di un ministero, è di tutti i ministeri che devono tenerne conto quando fanno le loro strategie, le loro politiche. Allora, se questo fosse, nel momento in cui tu fai la politica agricola oppure la politica industriale, in cui tu fai un piano di infrastrutture, in cui dai soldi ai comuni per i loro interventi sul territorio e il cambiamento climatico diventasse una variabile che definisce le scelte di tutti questi attori, beh, la gente se ne preoccuperebbe molto, perché la loro vita quotidiana, i soldi che prendono piuttosto che le infrastrutture di cui usufruiscono dipenderebbero da un ragionamento fatto sul cambiamento climatico. Non ci siamo ancora, purtroppo finora anche in Italia è sempre il Ministero dell'Ambiente a occuparsi di queste cose, ma questo cambiamento di visione avrebbe degli impatti grossi anche sull'efficacia della comunicazione. Beh, io vorrei dire una cosa, cioè diciamo in Italia, come ho accennato prima, c'è forse minore sensibilità su questi problemi rispetto al mondo anglosassone
e soprattutto da noi se ne parla quando ci sono appunto tragedie, catastrofi, disastri, compagnia bella, perché in qualche modo devo dire da noi c'è l'idea, cioè c'è un po' di morbosità, si pensa che ci sia morbosità nel lettore, nel pubblico per le cose che hanno degli impatti appunto da disastro. Detto questo, è più difficile, anche se è più anche lungimirante, fare un discorso politico-economico. Voglio dire, intervenire nella prevenzione anche è un discorso che farebbe appunto risparmiare i paesi innanzitutto, e comunque comporterebbe delle migliori condizioni di vita anche per la popolazione. Però evidentemente io non so da chi dipenda, se effettivamente dai mezzi di informazione che non scelgono questa strada, o dalla politica o economia che non sollecitano questi punti di vista. Non so, perché da noi la mia risposta prima è: dipende più dalla politica che dall'informazione. L'informazione segue. Se la politica mettesse al centro della propria azione il cambiamento climatico, anche l'informazione ovviamente ne farebbe da amplificatore, per cui il problema è soprattutto politico. Quindi la nostra politica italiana non ha questo interesse. Faccio un altro esempio, ne ho fatto alcuni prima, ma un altro. Si parla molto del deficit pubblico, del debito e del rapporto deficit-PIL, come lo miglioriamo, come facciamo. Una delle misure che avrebbe l'impatto più forte, e lo posso spiegare anche in due secondi, è proprio quella di intervenire in prevenzione rispetto agli impatti degli eventi estremi. Non solo il rischio idrogeologico, che è quello che vediamo di più, ma ce ne sono molti altri che stanno impattando o che impatteranno in Italia, soprattutto nell'Italia meridionale. Allora, questo perché? Perché eviteremo dei danni, quindi avremo delle spese minori, e questo riduce il numeratore. E poi allo stesso tempo tutti gli interventi che facciamo sono investimenti infrastrutturali che hanno un effetto moltiplicatore e aumentano il denominatore, il rapporto diminuisce. Questa è la migliore delle strategie per ridurre il rapporto deficit-PIL, però... No, e però appunto voi che avete contatti, no, con la politica, e che risposta avete? Voi i vostri messaggi li date, possibilità di parlare con loro. Sì, ma voglio dire, per esempio adesso diciamo c'è il problema dell'adattamento, voi sapete che il contrasto ai cambiamenti climatici ha due aspetti, uno quello della mitigazione e l'altro quello dell'adattamento. La mitigazione è cercare di abbattere le emissioni in maniera, e quell'altro invece è dire certi cambiamenti climatici arrivano, cerchiamo di capire se ci sono delle misure. L'adattamento, bisogna fare tutte e due, perché la mitigazione da sola non basta, l'adattamento sarebbe troppo costoso senza la mitigazione. Quindi i paesi europei stanno predisponendo le strategie nazionali per l'adattamento al cambiamento climatico, anche l'Italia l'ha fatto, a cui seguiranno i piani per l'adattamento, che vuol dire definire misure, definire interventi, definire soldi. Quindi queste cose lentamente stanno succedendo. Tutte queste misure però si basano sul tipo di informazioni che vengono prodotte, perché è chiaro che a seconda dei tipi di scenari che uno si immagina, quindi a seconda di quello che può succedere, le misure possono prendere una strada o un'altra. Quindi la disponibilità di informazioni scientifiche attendibili, accurate e a che arrivano al tempo giusto è molto importante, perché l'altro rischio è quello semplicemente di prendere che il problema dei cambiamenti climatici dal punto di vista scientifico è finito, abbiamo invece una serie di problemi, diciamo, di determinare gli impatti economici, eccetera, eccetera, e però per quanto riguarda la scienza più o meno sappiamo tutto, grazie, arrivederci, andiamo avanti. Non è proprio così. Carlo aveva ragione quando diceva che bisogna andare a vedere quali sono, diciamo, tutte le misure, capire cosa fare, eccetera. Bisogna anche rendersi conto che anche la nostra conoscenza evolve, e quindi i rapporti IPCC, che uno dall'esterno può vedere come una successione noiosa di rapporti che ogni 4 anni arrivano come l'orologio a cucù sul, diciamo, un orologio, invece sono, come dire, le pietre miliari di una progressione nella conoscenza scientifica che si traduce in un affinamento delle misure. E ora è chiaro che però se noi non riusciamo a incastrare questo problema in una narrativa che la faccia diventare socialmente accettabile, anche la politica non reagisce, perché se la politica
insomma, intravede che non c'è un grado di interesse, di accettabilità tale per cui queste misure non vengono richieste, non sono necessarie o addirittura vengono contrastate, è chiaro che diciamo diventa un problema di difficile implementazione. Quindi io credo che trovare una narrativa per cui il problema del cambiamento climatico venga esposto al pubblico in generale, perché qui stiamo facendo anche un po' di confusione rispetto ai nostri, come si dice, le audience target, perché ci sono i governi e poi c'è il pubblico e ci sono due tipi di informazioni diverse. Quindi io credo che dobbiamo trovare una narrativa diversa da quella, come diceva Jim, del doom and gloom, perché non penso che questo sia l'approccio giusto, una narrativa che faccia comprendere l'urgenza, evitando, come dire, il picco di zucchero di fare uno scenario biblico di disgrazie di tutti i colori, che tra l'altro non ci sono necessariamente, soprattutto perché qualche opportunità c'è, non tantissime, ma ci sono anche. Sono cambiamenti climatici, quindi qualcuno può anche guadagnarci alla fine. Allora, James, per capire noi giornalisti come dobbiamo affrontare questi problemi, queste questioni, e come posso dire, anche svilupparli e anche con quale frequenza, perché poi una volta, perché queste problematiche noi le affrontiamo quando c'è il rapporto dell'IPCC, quando c'è il disastro, quando capita qualcosa, ma in realtà la comunicazione dovrebbe essere un po' più costante, no, su questi temi. Come dobbiamo fare? Well, I don't think there's any silver bullet. There's no one simple solution, either for what is effective climate change or indeed for getting journalists to do more stories about climate change. I think the issue is what will help promote this up the agenda. And I think it goes back to what I said at the beginning, that the first thing we really need to try and get journalists to do, to think of it as a much wider story than just an environment story. And I would just give one example of that, and it relates to what Carlos mentioned. I think one of the key differences over the last 5 or 6 years, if you do content analysis, if you examine what the media are doing, is the involvement of the business sectors. I don't know about Italy, but we've looked at the UK and the USA. And what's really interesting is there's been a paradigm shift in the amount of involvement of large numbers of companies in taking this issue seriously. Is it enough companies taking it seriously? Of course not. But if you can compare the situation running up to the Paris meeting that was mentioned earlier with what happened in Copenhagen 5 or 6 years ago, if you can compare who were the big players at the UN summit in New York last September, who were the big players at Davos Forum, it was the voices of some sectors of the business sectors, and we can talk about which and why, but I do think that's an enormous area to develop, and I will give you two examples. There was a report called the Risky Business Report that came out in June 2014 in the United States, where the way that they framed climate change was of a risk to two or three key sectors in the United States, particularly coastal property because of sea level rise, agriculture because of a changing climate, and the energy sector. Now, that was a piece of work that was specifically geared towards one sector of the population with a message saying you really have to start taking this seriously. And it was using the language of the business sector. And the messengers were messengers that people trusted from that sector. So it was Hank Paulson, the ex-Republican Treasury Secretary. It was Michael Bloomberg. And that not only had an apparently big impact on conservative sectors in the USA, but also, if you look at the analysis, business journalists, not just the Financial Times and The Economist, gave more coverage to that type of approach about climate change than they had done previously. So all the literature suggests that if you want effective communication around climate change, you really have to disentangle what are the purposes of that communication.
Is it to impart knowledge? Is it to get engagement? Or do you want personal behavior change? The second thing is, who are the messengers? Who are the people who are giving? Are they people like your target audience, who people were going to trust? The third and final thing is it using language that those key sectors understand? A final example, and I'll shut up. There was another report that came out towards the end of last year, which I'm sure Carlos will know, which was called Better Climate, Better Economy. And I had a peripheral involvement at that. It was Lord Nick Stern who wrote the Stern report. And again, it was using the specific language with a specific message that you can get, you can tackle climate change at the same time as you can get a more efficient economy. You don't have to tackle or cut emissions and not have growth at the same time. Again, this was geared towards governments and policymakers. I know that in the run-up to the COP meeting at Lima, they were rung up by government delegations saying this is exactly the right approach because it speaks about climate change in the language that we know. So all I'm saying is this is not an easy solution. Even if you stop doing doom and gloom stories, it wouldn't work for some sectors. So you really have to disentangle why you're doing this communication, who are you doing it for, what are the messages that would work for it. And it's the same, it's parallel to the media. If you want more coverage in the media, you've got to think what sort of stories, health stories, economy stories, air pollution stories, migration stories, are going to appeal to a much wider sector of journalism than just your traditional environment correspondents. Prego. Se posso solo una piccola aggiunta. Il paragone che ha fatto con il progetto Risky Business è interessante perché Paulson era appunto il ministro del tesoro, Bloomberg era il sindaco di New York, il terzo si chiama Tom Steyer, ed è un noto venture capitalist americano. E tutta la storia, in termini di comunicazione, non è centrata sulla parte catastrofica ambientale, ma sul parallelo che fanno con la crisi dei subprime del 2008. E loro dicono, guardate che ci sono un sacco di analogie tra la crisi dei subprime del 2008 e il cambiamento climatico. E spiegano perché, anche quella la vedevamo arrivare, sapevamo giorno dopo giorno che le cose andavano sempre peggio, che il livello di indebitamento cresceva progressivamente, esattamente come le concentrazioni di gas a effetto serra. Stesso tipo di andamento regolare, crescente, progressivo, ma non improvviso. E poi a un certo punto questa cosa che pensavamo di poter controllare perché saliva piano piano e esplose. Quando ci siamo accorti che bisognava intervenire era troppo tardi, perché l'effetto valanga sulle economie mondiali era già iniziato, e poi sappiamo come è andata a finire: dagli Stati Uniti è passata all'Europa e poi è passata a tutto il mondo, con ripercussioni che dal campo finanziario sono diventate reali. Ecco, questo parallelismo in America è risultato molto efficace, e non si parlava di questioni ambientali, si parlava di una questione legata alla crisi economica che l'America ha vissuto e da cui è da poco uscita. In Italia tutto questo non è arrivato, quindi forse uno sforzo per cogliere tutte le altre dimensioni del tema, che non sono, ripeto, quelle ambientali, varrebbe la pena farlo. Ma forse bisognerebbe fare l'analogo di Risky Business per l'Italia, no? Bah, insomma, di studi ce ne sono già tantissimi. Io ho l'impressione che non sia solo una questione di studi, è una questione di involvement, appunto. È una comunità, in quel caso era la comunità finanziaria. Se la comunità finanziaria italiana prendesse la stessa posizione, allora sì, avremmo forse un impatto. Un microfono? Ah, ecco, ce l'ha. Problemi, anch'io faccio la giornalista scientifica e devo dire che quello che ho deciso di fare ultimamente è un'altra cosa, perché informare giornalisticamente su questi temi è anche difficile, perché non sei sulla devi essere sulla notizia se fai il giornalista, non è che puoi, se no scrivi un saggio. Io consiglierei però una cosa che si può fare, per esempio recensire, se si può, qualche rubrica, il libro di Naomi Klein, l'ultimo, che mi sembra che faccia un discorso assolutamente realistico e sintetico, anche se di 700 pagine, sullo stato delle cose. Perché è chiaro che è inutile che parliamo così in genere, sempre le stesse cose, alcuni facendo addirittura del terrorismo climatico, se prima non c'è una base di storia della biologia del mondo nelle persone, per poter capire che, per esempio, a ogni molecola di CO2 che si produce se ne perde una di ossigeno,
e che sebbene l'ossigeno sia molto di più, è evidente che nel lungo periodo questa cosa creerà una situazione devastante e pericolosissima, perché noi non potremo aprire la finestra sulla stratosfera quando tutta la nostra coperta di aria si sarà deteriorata. Non c'è questa soluzione, la soluzione di aprire la finestra non c'è. Per cui, io penso che sia stato troppo puntato su terrorismo climatico, su questi disastri futuri di cui tutti parlano, e non si sia puntato invece, credo per ragioni soprattutto opportunistiche, devo dire, sulle questioni economiche che sottendono un ritardo di almeno 30 anni nel iniziare una rivoluzione energetica che porti all'eolico. Già ieri qua c'era qualcuno che protestava per le pale eoliche, per dire, no? Cioè, di fronte a $400,000 al giorno impiegati dall'industria delle industrie fossili per fare lobbying, di fronte a un'attività che si è riuscita a comprare anche le Big Green, per cui anche l'International Panel lavora su questi temi da 30 anni, è più indietro adesso di 30 anni fa, perché bene o male chi si arricchisce ha più soldi, influenza l'informazione mondiale e frena qualsiasi tipo di sviluppo, anche uno sviluppo che è necessario per la nostra sopravvivenza. Ormai c'è un conflitto con la sopravvivenza da parte dell'economia, e secondo me questo lo spiega benissimo Naomi Klein nel suo ultimo libro. Per cui è inutile, cioè, penso che la cosa principale sarebbe, uno, andare nelle scuole a fare educazione ecologica, che è quello che io sto facendo, perché è lì che devi andare, è cominciando dai bambini a spiegare come funzionano alcune cose, per non ritrovarsi con adulti. Soltanto a Milano buttano 1 milione di cicche di sigarette al giorno per terra, se vogliamo andare a vedere, no? Meno male che c'è l'AMSA, però i barbecue, le cicche di sigarette, quelli che fumano, ci sono delle cose che non bloccherebbero l'economia mondiale, ma come fai a vietare alla gente di fumare? E che potrebbero cominciare a essere fatte subito. Ma persino l'acqua minerale addizionata con CO2, ma perché la si deve fare quando è buonissima? Cioè, ci sono una serie di cose che si potrebbero fare da subito, ma non si possono fare perché la gente le rifiuterebbe, e le rifiuterebbe perché non c'è stata l'informazione sufficiente per fare capire che ormai è una questione di sopravvivenza. Ok, grazie molte. Passiamo a lui. Grazie, salve. Questo incontro, come in altri incontri appunto del festival, in cui si parlava di climate change, si è detto che appunto è, diciamo, la comunità degli scienziati è unanime ormai, non c'è, sono pochissimi gli scienziati che non considerano appunto il cambiamento climatico una realtà, però che appunto è anche un fenomeno multidimensionale, quindi non solo ambientale, non solo prettamente scientifico, ma anche economico, anche sociale. Appunto, la mia domanda è, non è che conta anche il giudizio e la percezione del ruolo dello scienziato, nel senso, finché si parla di scenari ambientali, scenari prettamente scientifici, li stiamo ad ascoltare, ma quando iniziano a dirci che i costi economici saranno questi, gli impatti sociali o sulla gestione agricola appunto delle risorse alimentari saranno questi, magari in un paese come l'Italia dà leggermente fastidio il fatto che siano appunto gli scienziati a raccontarci come saranno questi scenari, non solo scientifici appunto. Chi vuole rispondere? Forse Antonio, che è uno scienziato? Sì, cioè io non ho questa percezione, cioè non è che il problema è che la gente si offende se lo scienziato gli dice, come dire, un po' uscendo dal suo seminato, quello che sono gli impatti dei cambiamenti climatici, quindi non penso che il problema sia questo. Io penso che il problema sia quello di autorevolezza e di comprensione della dimensione del fenomeno, cioè credo che, come si diceva prima, quel rapporto di, diciamo, rischi business è stato fatto in maniera tale che il messaggio è stato consegnato da personaggi che avevano un ruolo di rilevanza all'interno delle comunità oggetto, bersaglio, diciamo, tale che portavano con sé la carica della loro reputazione. Questo è il punto.
la reputazione degli scienziati è interna alle loro comunità, quindi non è così facilmente trasmittibile fuori, ma forse è anche corretto, nel senso che uno può prendere un premio Nobel su la chimica molecolare, non è detto che dica delle cose intelligenti sul traffico di Milano, cioè ognuno ha le sue cose. Ecco, i media tendono a trasformare scienziati rilevanti, diciamo prominenti, in esperti di qualunque cosa, per cui vengono poi chiamati a spiegare qualunque fenomeno esso sia. In genere si tratta di persone intelligenti, quindi qualche commento lo fanno, però non è necessario che sia proprio il massimo della competenza. Ecco, quindi secondo me questo problema non lo vedo tanto, però vedo un problema generale di accettare con fiducia da parte, diciamo, del pubblico in generale una narrativa che viene dalla comunità scientifica, che è complessa, che è complicata e che porta dei costi e che spesso viene presentata come una predica. Le prediche tendono a essere poco, diciamo, efficaci, come chiunque abbia un figlio, diciamo, adolescente sa. Le prediche non funzionano, quindi se noi mandiamo, costruiamo il nostro messaggio come una predica, non credo che sia, come dire, un veicolo efficace di modifiche, diciamo, di, neanche di accettazione culturale del problema. Ecco. Ci sono stati molti spunti, io credo che quegli spunti sono il modo giusto di porre il problema e, per carità, non fate prediche. No, volevo dare un'osservazione da un punto di vista politico, no? Sul problema della mancata trasversalità, appunto, nella politica del fattore ambiente. È possibile che paradossalmente questo problema sia proprio una responsabilità dei partiti ambientali? Cioè del fatto che per esempio abbiamo i One Issues Party in America o il Partito Verde, che comunque con delle percentuali maggiori in Germania, cioè tendono ad autoisolarsi, a prendere la loro percentuale di preferenza in politica, magari coalizzarsi per avere magari quella legge a loro favore che riguarda appunto il fattore ambientale, però impedire invece di questo amalgamarsi tra ambiente e tutto il resto della politica, che magari invece produrrebbe appunto un susseguirsi di politiche ambientali a livello trasversale. Prego. Magari anche l'esperienza inglese poi potrebbe essere interessante da questo punto di vista. Io ho l'impressione che il declino dei partiti verdi si spieghi proprio col fatto che la componente ambientale è diventata sempre di più un elemento di tutta la strategia politica di un governo, di un partito. E quindi è difficile che un elettore voti solo per chi lo protegge, lo tutela su una fetta piccola dei suoi interessi. Avremmo però dovuto assistere a un processo di sostituzione, cioè il Partito Verde che diventa sempre meno importante, ma i partiti tradizionali che fanno del tema ambientale uno degli assi principali del loro progetto. Questo non è successo. Quando ci sono state le elezioni avevo fatto una piccola analisi dei programmi elettorali, avevo fatto fare in realtà, poi hanno anche scritto qualcosa dei miei collaboratori, il risultato è stato deprimente, cioè la parola clima non appariva da nessuna parte, le parole ambiente o temi relativi all'ambiente apparivano pochissimo nei programmi, sia dei vari candidati alle primarie del PD, sia poi ai candidati alle elezioni politiche, stiamo parlando di quelle in cui perse Bersani o vinse Bersani, insomma quelle lì. E questo è estremamente deludente, no? Perché invece mi sarei aspettato che, visto tutto questo grande dibattito, grande attenzione, le conferenze internazionali a cui anche ogni anno l'Italia partecipa, quella componente diventasse progressivamente più importante, invece no, non c'è, non compare mai. Qui è un problema culturale, cioè abbiamo una generazione politica ancora troppo vecchia per occuparsi di questi temi, o è un problema di priorità, lo sanno ma pensano che non sia una priorità, ce ne sono delle altre di più importanti, non ho una risposta. Qualcuno diceva prima, il motivo è che la gente non se ne occupa e quindi la politica non se ne occupa. Ma è un po' il cane che si morde la coda, no? Viene prima l'uovo o la gallina. In realtà penso che se c'è qualcuno che dovrebbe essere leader in questo tipo di attenzione verso il lungo periodo è proprio la politica. Cioè, noi scegliamo dei politici perché hanno un po' più di visione del normale cittadino, sanno pensare al bene comune più del normale cittadino.
Poi scopriamo che pensano proprio al proprio bene e non a quello comune. Però il motivo per cui esiste la politica è che dovrebbero essere capaci di pensare a temi che sono di interesse di tutti, ben di più dei singoli. Ora, se questo fosse, allora dovrebbe essere normale che sta nella politica avere la leadership e poi l'opinione pubblica segue, poi i media seguono e tutto il resto viene dopo. E questa capacità di leadership non ce l'abbiamo. Forse nel meccanismo di selezione dei politici in Italia non scegliamo i migliori vanno a finire da qualche altra parte e magari in altri paesi le cose stanno diversamente. Ma ci possono essere anche delle lobby che condizionano questo andamento? Ma sicuramente. Ovviamente contro dei cambiamenti sì, sicuramente, focalizzati sicuramente a favore dell'ambiente. Sì, perché ci sono dappertutto, ci sono in tutti i paesi, almeno quelli sviluppati, anche in quelli in via di sviluppo, i più importanti sono delle lobby importanti che frenano. Non c'è dubbio che la lobby dell'energia fossile in tanti anni abbia frenato, però oggi paradossalmente siamo in una situazione opposta, cioè sono molte le compagnie petrolifere che hanno cambiato atteggiamento, dalla BP che si chiama Beyond Petroleum invece che British Petroleum, a tante altre che stanno adottando delle politiche diverse perché si rendono conto, e questo discorso che faceva Jim prima sul mondo del business, il mondo ha capito che prima o dopo bisogna andare in quella direzione, magari non vogliono correre troppo in fretta, ma sanno che dovranno andare lì. E quindi ad esempio tutte le compagnie petrolifere oggi investono moltissimo sia in ricerca sia in sviluppo di rinnovabili, non perché lo vogliono fare adesso, ma perché tra 10, 20, 30 anni sanno che quello sarà il nuovo business. Allora, è vero che le lobby hanno frenato, però stanno frenando sempre meno, e a questo punto io mi aspetterei un'azione invece importante da parte dei governi, ma non la vedo. Jim. Yes, I'll just offer a short reflection, but I think a terribly important one. I'm sorry that I don't know enough about Italian politics and the way that climate change plays out, but part of the debate that is really vibrant in the UK, in the US, and Australia, in those countries where climate change has become a politically polarized issue. It's not so polarized anything like in Germany and France, but it is in my country, the UK and the USA. And I think the real challenge is to try and break down that political polarization. And what I mean by that is that for climate change has become an issue for the left liberal sort of section of the political body. And it is also, if you look at the figures in the United States of opinion polls, if you are a Democrat, you are much more likely to believe that it's a problem, that it's that they should, an action should be taken if you're a Republican, and of course a particular type of Republican. But the trend is going to more polarization. And it is also true in the UK, and I think it's certainly very polarized in Australia. So what the debate about is about in those countries for people who care about climate change is to try and break down that polarization and to think of, it's rather what Antonio and Carlos were talking, how do you create a narrative about climate change that works for the centre-right or the right? In other words, how do you get it out of being a left liberal polarizing issue? Again, I don't know whether that's the same in Italy, but left-wing parties take it very seriously in these countries, or left-leaning or liberal. Right-wing don't take it so seriously, and often in our countries there is a strongly skeptical element. So there's a really interesting debate and a lot of research work now on how do you build up a narrative around climate change that appeals to those people's values are naturally more centre-right than centre-left. And the sort of narratives that people are working with that may or may not, you know, work for those sectors is, you know, the making, you know, money out of renewables, climate change being a threat to economic growth, thinking in terms of risk, thinking in terms of, you know, there's a strong tradition within the Conservative Party and the Republican Party actually protecting the environment as a sort of protecting legacy and what we've inherited. So I think it's really important in these countries anyway to think of how do you build a narrative to appeal to people's values. And I'll just leave you, all the available research
suggests, in I think in every single country, that what determines one's attitude and engagement with climate change and environmental issues is not your knowledge of the science. It's what you think in political, cultural, and social terms. And there's a strong correlation between having certain sets of values, all sorts of values, from whether you're individualistic or communitarian, what's your attitude towards sharing the Earth's resources and what's not. And it's not if someone like Antonio gives you 25 more pieces of information about climate science. It's about your values that determine your response. So that feeds into the debate about how do you create a narrative around climate change that appeals for right-leaning values so it doesn't become just a left liberal issue. I don't know what the answer is, but that's where the debate is. And I think that's what's really, really interesting, at least in our countries. Cina e India sono dei responsabili, pienamente responsabili, del continuo aumento delle emissioni di CO2. Loro giustificano questo continuo aumento dicendo che la priorità principale è lo sviluppo economico. Sostenendo queste posizioni, le allargano influenzando la maggior parte dei paesi africani e altri paesi di sviluppo in giro per il mondo. Quali alternative economiche la comunità internazionale può offrire a questi paesi in modo da convincerli a cambiare modo di valutare la loro economia? Beh, Cina e India non sono più sullo stesso piano, questa è già una buona novità. La Cina oggi sta adottando tutta una serie di misure di riduzione delle emissioni, soprattutto per ragioni interne. L'inquinamento nelle città è molto elevato, la gente protesta, sui giornali e alla radio il tema dell'ambiente è un tema diffusissimo, molto più di noi. Cioè, mi è capitato fino alla fine del 14 di andare molto spesso in Cina, i tassisti ascoltano le trasmissioni sui temi del cambiamento climatico, energia, dell'ambiente, dell'inquinamento, cioè un tema di cui discutono tutti e su cui si può parlare liberamente. Forse è una strategia, nel senso che il governo ha scelto questo come valvola di sfogo, è bene che parlino di ambiente piuttosto che di altri temi sociali. Però è così, e in risposta il governo sta adottando importanti misure, come la riduzione delle centrali a carbone, come misure di controllo del traffico, per ridurre le emissioni inquinanti in Cina. Tant'è che la Cina, nel famoso accordo firmato a novembre con gli Stati Uniti, si impegna a bloccare le proprie emissioni, nel senso bloccarle, ad avere il picco delle proprie emissioni, quindi il massimo delle proprie emissioni nel 2030. Dal 2030 in poi scenderanno, quindi continueranno a salire ancora un po', per ancora a tassi decrescenti fino al 2030 e poi scenderanno. Non solo, si impegna anche ad avere il 20% di produzione di energia elettrica da rinnovabili, sempre al 2030, che non sono due brutti obiettivi, no? L'Europa al 20% ci arriva al 2020, la Cina ci arriva 10 anni dopo, non è male. In termini di picco delle emissioni, anche quello non è male, perché se guardiamo alle emissioni pro capite, comunque quando la Cina raggiungerà il picco al 2030 saranno molto inferiori a quelle americane, leggermente inferiori a quelle europee. Quindi non è una politica, seppur troppo prudente, seppur lenta, non è una cattiva scelta. Quindi la Cina sta muovendo già in una direzione migliore, l'India no. L'India effettivamente vale l'argomento che lei ha descritto e vale anche per molti paesi africani. La risposta dovrebbe essere duplice. Da un lato far capire che esiste un tipo di sviluppo economico alternativo a quello che abbiamo seguito noi, che permette di impattare molto meno sulle emissioni globali di gas serra. Ed esiste, non è che è un'ipotesi, esiste sicuramente. Bisogna dare loro una mano, bisogna dare una mano in termini di trasferimento tecnologico, in termini di trasferimento di risorse finanziarie. E per questo che facevo riferimento alla conferenza di Addis Abeba come un punto cruciale, perché lì si deciderà quante risorse andranno a questi paesi. Ma se ci fosse un po' di ancora visione di lungimiranza da parte dei paesi occidentali e investissero in questa direzione un po' di più, allora questi paesi crescerebbero, quindi non si tratta di penalizzare la loro crescita, si tratta di farli crescere comunque, ma in modo diverso, utilizzando per esempio molto di più le rinnovabili ed il gas
invece che le fonti fossili più tradizionali, legna, carbone e petrolio. Una componente di fossile comunque indispensabile che, perché causa il problema di intermittenza, finché non abbiamo dei sistemi di conservazione dell'energia, quando non ci sono le rinnovabili qualcos'altro deve far funzionare il sistema energetico. Però il gas è l'almeno impattante di tutti questi, di questi fonti fossili, possiamo continuare ad usarlo ancora per un po' di tempo. Allora, un sistema di sviluppo di questo tipo richiede la costruzione di infrastrutture, richiede la costruzione di reti elettriche innovative, per esempio piccole reti elettriche per comunità e non per grandi impianti, richiede una gestione dell'energia elettrica diversa. Abbiamo l'anno scorso, qui c'è Aurora, poi se vuole gliene parla, aiutato una piccola start-up francese a realizzare un progetto per cui l'energia si usa come usate il telefono, cioè con una scheda, e la scheda registra il vostro consumo e pagate esattamente per i minuti di utilizzo dell'energia, non appunto come fa l'Enel che vi preleva 24 ore su 24. Ci sono tanti modi per innovare, le tecnologie ci sono, si tratta di avere di nuovo un grande piano di sviluppo per questi paesi che permetta di costruire infrastrutture, che permetta di dare a loro la possibilità di crescere, ma senza avere gli effetti impattanti che ci sono. Tutto questo è fattibile, non costa tanto e a mio avviso avrebbe anche dei ritorni positivi, perché ogni meccanismo di crescita nei paesi in via di sviluppo in parte torna indietro come domanda di beni, quindi crescita economica di tutti gli altri paesi. Quindi ogni euro speso lì in realtà in qualche modo poi qualche anno dopo ci torna indietro in termini di migliore crescita economica dalle nostre parti. Basterebbe capirle queste cose qui, non credo che, e devo dire che non è un messaggio che racconto e che non viene capito da altri. Lunedì 27 c'è Ban Ki-moon che viene a Roma, e Ban Ki-moon, segretario generale delle Nazioni Unite, è uno di quelli che più porta avanti questo tipo di discorso e di messaggio. Il suo principale advisor, che si chiama Jeff Sachs, professore molto noto della Columbia University, da anni insiste e realizza progetti in questo, si chiama Millennium Development Project, nei paesi africani per riuscire a realizzare questi obiettivi. Quindi anche ai vertici, diciamo, delle organizzazioni internazionali c'è questa consapevolezza. Serve di più, serve soprattutto un coinvolgimento maggiore del settore privato, però anche lì credo che non, con un po' di sforzo ci si possa arrivare. Ci sono domande? No. Io volevo fare una domanda a proposito della comunicazione sui social e capire se in qualche modo possono raggiungere certe fasce di età, se è una comunicazione efficace. Lo chiedo a James. Well, in 1 minute, I'm supposed to answer that. I think it's certainly something that everybody should be looking at very carefully. We at the Reuters Institute have done a number of studies about it. All of you will know the enormous revolution in how people receive information and how they process it. I would just say one thing, though. It is quite remarkable that if you look at the studies of which media do people use and which media do people trust, if, do you know which medium by far of television, radio, print, online blogs, social media in virtually every country except some exceptions of Africa? It is still the case amongst people, at least people over 40, 45, that television is the most used for science news and the most trusted by some margin. In other words, the decline in usage of what we call traditional legacy media, at least in terms of trust, has been much slower for older age groups than many people thought. For younger age groups, of course, you've really got to think about new methods of reaching them and new methods of communicating. And I think Antonio put his finger on it. I think it's got to be a process of dialogue. I think the idea that scientists sort of impart their message top down and people receive it, you know, it's what people call speaking truth to power. I think for anyone under 35, people just don't consume information about science or anything else. So television is still terribly important, and don't forget that.
Visuals are still terribly important ways of communicating. And if you're a journalist, I think one of the really interesting areas in the realm of climate science is how do you use, you know, data journalism, infographics, graphics in general, visuals, to push back the boundaries of sort of innovation about presenting information that people really understand. I will just leave you with one thought that what was really, if you're really interested in this area, you should go and look at what the US climate risk assessment did in early 2014. They launched it as an interactive online experience. So for anyone, when at the very time that they were launching the headline for the legacy media or traditional media, you could go online, you could click on the state that you lived in, you could say, this is what's going to happen to you, you could ask questions in an interactive way. And I think that is the way forward in terms of a combination of traditional media and interactive social media. Se posso dire qualcosa, questo è molto interessante perché noi siamo una generazione che, come dire, è stata abituata a scrivere libri. Adesso invece bisogna scrivere web experiences, che è una cosa completamente diversa. Però è quello che ci vuole. Conosco bene l'esempio che ha fatto James, lo trovo assolutamente importante e affascinante, che non è solo per la realizzazione, ma proprio per il cambio di metodologia, di comunicazione, della conoscenza che sta avvenendo in questi anni, che al di là dei social media passa da un tipo di comunicazione lineare, che è quella del libro del rapporto, introduzione, capitolo 1, capitolo 2, capitolo 3, capitolo 4, a una forma invece di comunicazione esplosa, dove i link diventano tridimensionali, diventa molto più difficile da scrivere e soprattutto cambia il modo di ragionare, che non è più un ragionamento sequenziale semplice, ma diventa un ragionamento più complicato. Questa, dal mio punto di vista, di quello che scrive per comunicare quello che fa, è chiaramente una complicazione enorme, però la fruizione appropriata di uno strumento di questo genere rende la capacità di, come dire, assorbire informazione molto più alta che quella della lettura di un libro tradizionale. Questa è la questione che abbiamo davanti e spero che la risolviamo. Ok. Prego. In Italia la maggior parte delle merci viaggiano su gomma, quindi è sotto gli occhi di tutti come le autostrade siano praticamente delle camionali, cioè piene di tir che trasportano a volte anche vuoti, eccetera. Mi rivolgo all'economista, secondo lei è possibile in un futuro trasportare tutte le merci su ferrovia, che comporterebbe una riduzione, secondo me, dell'impatto ambientale dei trasporti sul territorio italiano? È una partita che avremmo dovuto giocare molti anni fa, adesso è tardissimo. Sicuramente sarebbe stato possibile. Oggi è molto tardi, ci sono però ampi margini di miglioramento, sicuramente per il trasporto su ferrovia e per utilizzare quello che vengono chiamate le autostrade blu e quindi il trasporto marittimo molto di più di quello stradale. Ovviamente anche il trasporto marittimo inquina, ma i volumi trasportati sono molto più ampi e quindi l'inquinamento per unità di prodotto è più basso. Sicuramente sì, ma torniamo a quello che dicevo prima, cioè è tutta una politica di sviluppo di un paese, una politica industriale, di sviluppo economico, una politica dei trasporti, una politica delle città che dovrebbe essere ripensata alla luce di questo problema. Però uno deve essere conscio che questo è davvero un problema su cui non solo il nostro paese, ma tutti i paesi del mondo stanno giocando il proprio futuro. E se non si ha questa consapevolezza, e non è una consapevolezza da scienziato o da ambientalista, ripeto, cioè Paulson era il ministro del tesoro e il suo mondo viene da Goldman Sachs, era il mondo della finanza, però ragionando sugli elementi del problema ci è arrivato. Io credo che ogni persona intelligente, se prende in mano i pezzi del problema, arriva a questa conclusione. La difficoltà sta nel condurre un numero sempre più ampio di persone e soprattutto i leaders del paese, sia nel settore del business sia nel settore della politica,
a mettere insieme questi pezzi e arrivare alla stessa consapevolezza in cui è arrivato, cito Paulson, ma tanti altri come lui, cioè tanti altri che non avevano alle spalle né la sensibilità né la formazione, ma che in base a un ragionamento di tipo economico sono arrivati alla stessa conclusione. Bene, se non ci sono altre domande, direi che posso passare ai ringraziamenti per voi che avete partecipato, per i nostri speaker, e buon proseguimento. Grazie. Posso dire solo una cosa, il Centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici fa un enorme lavoro di comunicazione, per cui se andate nel sito del CMGC trovate tanto materiale. Ok, grazie.